E adesso un intervento fuori dagli schemi abruzzesi, nel senso un outsider. Non potevamo concludere questa mattinata prima di dare la parola a Maurizio Landini senza dare parola al mondo dei riders, e quindi abbiamo un outsider, è un fiorentino, qualcuno lo chiama Beppe, io lo chiamo Giuseppe, l'ho capito ieri sera e capirete anche voi ascoltandolo come si addice di più Giuseppe a Beppe. Grazie mille, sì, l'ho capito subito perché non sentirete le C fiorentine, visto che vengo da Roccella Ionica, quindi Beppe e Giuseppe è la stessa roba. Io ringrazio chi ha parlato prima perché, non so, se hai un partito dimmi qual è, insomma, vorrei un attimo capire. E grazie perché insomma ci hai detto un sacco di cose vere, giusto, però ora non ti elogio troppo perché così provo a dire un po' quello che penso io. Grazie a tutti in realtà, nel senso che me ne vado da qui molto più ricco e quindi io provo sommessamente a dare un contributo piccolo che ho portato qui. Noi da 6 mesi stiamo a Firenze facendo una piccola battaglia con i riders. Noi abbiamo 4 grosse aziende a Firenze che sono Foodoro, Foodora, Deliveroo, Glovo e Just Eat. Come abbiamo fatto? Siamo andati in piazza, non c'era molta altra strada. Quindi per sei mesi siamo stati con loro. E abbiamo visto una serie di cose. La prima cosa è che non esiste il mondo dei riders, perché lì dentro ce n'è almeno 3. C'è chi lo fa soltanto il sabato, chi studia, c'è chi lo fa insieme ad un altro part time spesso, c'è chi ci vive proprio, nel senso c'è chi ci alza su 1.500, 1.200, 1.300, che a Firenze non sono molti, però si può vivere. L'abbiamo fatto facendo sindacato. A me ogni tanto mi viene chiesto come avete approcciato i riders, come lo facevo in cantiere e come immagino lo si faccia tutti noi, chi fa quello che faccio io. E abbiamo visto altro, abbiamo visto per esempio che sui temi della sicurezza questi viaggiano in condizioni tragiche. Io non so se vi siete chiesti mai, ma succede qualche volta qualcuno che si fa male, sì, è chiaro, è un calcolo, diciamo. Cosa succede in quel caso? Che l'azienda arriva, paga lui, paga chi ha ricevuto il danno, paga il mezzo rotto, tiene a casa lui per un mese, lo paga e si chiude lì. Diciamo così, è un fare molto, diciamo, sono aziende nuove nella gig economy, bla bla bla, però il metodo mi sembra di un paio di secoli fa. E quello è, diciamo. Noi abbiamo cercato, ci siamo incontrati con Rita durante un coordinamento a Roma, di dire un po' quello che pensiamo noi. Ecco, io penso che non ci sia da inventarsi molto lì. C'è un contratto collettivo nazionale che è logistica e merci. Mi dite che è troppo, troppo, che vincola troppo? Bene, all'interno si cercano tutti gli strumenti utili per renderlo più adattabile, ma il campo è quello. Chi mi dice che ce ne sono altri? Sentito parlare di contratti nazionali, dei riders, anche un contratto nazionale della gig economy. Io faccio fatica a capire che significa fare un contratto nazionale della gig economy, cioè non proprio materialmente non saprei come scriverlo. Io invece penso che quelle sono strade che ci portano lontani. E qui dico il secondo punto, perché questa è diventata una storia di sostanza, ma una storia che è simbolica. I riders in Italia sono 10.000 circa. Ora, io non voglio fare la classifica della sfida, però chi c'era prima, chi ha raccontato dell'appalto dei somministrati, non è che valgano meno loro, eh? Noi questa cosa ce la dobbiamo dire,
perché spesso siamo sul piano dei media, siamo portati ad andare dietro a certe storie, e dobbiamo farlo, però con i metodi nostri. Quindi c'è un contratto collettivo nazionale, non c'è da farne degli altri. C'è la CGIL, anche questa cosa di sindacati che si autocostituiscono, che si autoproclamano tali. Io non ho nessun problema a parlare con tutti, parlo con gente che convenzo molto, che fanno il mio mestiere. Però noi abbiamo detto che la rappresentanza si pesa, e non perché siamo ossessionati dall'idea che la rappresentanza deve pesare, perché al tavolo bisogna che ci stia gente che rappresenti qualcuno e che questo sia certificato, e non si preoccupi il ministro, il giovane ministro di un sacco di cose, siamo noi che si è chiesto di misurarci, non ci venga a dire e a spiegare che bisogna capire chi è rappresentativo, l'abbiamo chiesto noi, basta che lo faccia. Però c'è il tema che noi sul piano dello spazio pubblico ci stiamo male. C'è stato il tavolo un po' di giorni fa. Io ho avuto l'impressione che noi fossimo gli ospiti che ci hanno invitato per forza, un po' quella zia che deve invitare per forza, ma che in fondo non vuoi al tavolo. E non vuoi al tavolo perché c'è una ragione precisa, perché c'è chi costruisce una narrazione per cui si può fare a meno di quello che facciamo. Gli andrebbe detto che chi ha provato a farlo non se la passa benissimo oggi, quindi che porta anche sfortuna dire che i corpi intermedi sono vecchi, desueti, eccetera, eccetera. Ma diciamo pure che siamo in crisi, no? Abbiamo una rappresentanza che è in crisi. Però credo che noi su quello dobbiamo essere un po' più furbi. Per esempio, se a quel tavolo ci fossero stati due dei nostri rider, che noi li abbiamo spinti i rider, perché tutta la retorica per cui è la CGIL è troppo strutturata, fregnaccia. Chi vive di lavoro tutto il tempo per farsi questi viaggi, questi belli montagni, non ce l'ha. Quindi bisogna stare sul pezzo, diciamo. Quindi non facciamoci troppi problemi, e se serve noi dal territorio siamo pronti. Siamo pronti. Dateci, se avete bisogno di una mano, anche per sul piano dei media, apparire meglio, siamo pronti. L'altra cosa che dobbiamo fare, perché ci mettono gli altri spesso in situazioni scomode, altri ci si mettono noi perché siamo bravissimi, la discussione se questa cosa aspetta alla Tilcams, alla Tilt, alla Fly, alla IGL, compagni, perché se no impazziamo. Possiamo dire ai nostri, aspetta che troviamo la categoria che ti si canalizza, guardando come ti rappresenta, e poi forse ti si manda un sindacalista. Non ce lo possiamo permettere più. Io vado alla conclusione, provo ad essere rapido. Io penso che noi dobbiamo usare quel tema in modo furbo per alzarne altri. Perché se noi ci si fa portare a spasso da chi è evidente che gioca sui media, e lasciatemelo dire, io ero convinto che fossero finiti i tempi delle leggi con l'aggettivo, la scuola buona, fallo dire agli altri se era buona, il decreto dignità. È insopportabile, guardate, non si può sentire che si chiami una legge, tra l'altro con decretazione d'urgenza, anche quello, insomma, tanto ormai ci siamo disabituati completamente al rispetto delle forme, con un aggettivo che racchiude in sé una storia. Io penso che noi su quello dobbiamo essere più furbi, stare sullo spazio pubblico con più intelligenza, però penso anche che non è il tempo per dare colpe, responsabilità, bisognava farlo prima, bisognava farlo meglio, certo si può fare tutto meglio, però penso che se ci si ascoltasse un po' di più, si potrebbe, ecco, dalla questione rider provare ad aprire una vertenza nuova, quello che diceva prima di me lui, cioè noi abbiamo perso la speranza nel lavoro, nel senso che si lavora e molto spesso non basta. Ed è una cosa tragica,
perché per molti, diciamo, sembra una condanna. Io penso che noi dobbiamo essere furbi nel partire dallo schema che ci propongono gli altri per arrivare ad uno schema nostro, e lo schema nostro è semplice: contratti. Quindi a me, se mi dite che c'è un grammo di aspettative che corrispondono alle nostre idee sul decreto dignità, vi dico che dall'altra parte, perdonate l'espressione, c'è un chilo di merda, perché il voucher nel settore che seguo io, come turismo, è una tragedia. Significa che i contratti collettivi nazionali noi li buttiamo. Noi non si rinnovano in molti dei nostri settori da 5 anni, 6 anni, non si rinnoveranno più. Tanto è vero che tutti i consulenti, che all'inizio si erano sbracati dicendo oddio, ci voglio il suo gelone, come è uscita questa roba sui voucher, stranamente, cioè, sono diventati un po' più calmi, perché hanno suggerito alle ditte non ti stare a rompere, tanto se il problema è quello, ce ne arrivano altri. Io vi ringrazio, viva la CGIL!